Stai parlando di definitivo improvvisorio, il medico idropulsore, nel frattempo in podere consigli per la pulizia. Per la pulizia, allora chiedono i consigli dove sono, li trovate sul gruppo, sulle unità di studio andate e lì trovate i consigli per l'igiene. È una bella lezione che spiega esattamente come vanno puliti i denti con l'igiene meccanica, olio di gomito e chimica, il colluttorio, i probiotici, scovolino e igiene meccanica. Più? Pulisci lingua, anche la lingua. Paziente che ha la piorrea, il più delle volte ha Senti, la lingua fissurata. dottore, una volta gli ho chiesto al dentista così, mi ha detto, ma a livello di mucosa, della bocca possono essere irritative o esistono dei colluttori Guarda, particolari? io sono da un mese ora che sono passato all'Listerine perché ho finito quello, il Dentosan che usavo prima, ho preso l'Listerine, sono un mese con i bruciori di con il reflusso gastroesofageo. Ok, perché comunque qualcosa va giù sempre. Invece l'altro lo tollero di più, l'altro, però alla fine la differenza tra Ma la l'Listerine, frequenza Dentosan dei e l'altro. colluttori, come deve essere, Allora, come frequenza la deve essere fatto frequenza il ogni volta che lavi colluttore? i denti dovresti usare il colluttorio, ok? Colluttori incolori L'importante è oppure che non passano più di 12 ore da 12 ore? quando tu hai usato il colluttorio. Allora, Poi esistono colluttore. diverse gradazioni, per esempio quello alla clorixidina, cioè allo 0,05, il più leggero allo 0,12, allo 0,2. Chirurgico, dopo la chirurgia massimo 7 giorni con Massimo, quello certo. 0,2. Con quello allo 0,12 massimo un mese, che è quello intermedio, Quelli ed è, basici sì, comunque, perché poi no? viene È lo questo 0,05 quello 0,05. base. Quello lo puoi usare Allora, tutti i sì. giorni. Anche 2 volte al giorno e non ti crea problemi, quello alla clorexidina. Invece il Listerine, che è equiparabile a quello 0,05, il più leggero, è un po' più forte. Forte, Ok, sì. se io sono uno delicato di stomaco, ti Certo. dico l'altro non lo tollero, questo non lo tollero perché ce n'è o su base alcolica, l'hanno fatta anche su base non alcolica, però non so, il principio attivo che è un po' forte, viene bruciore, è forte quello. Invece l'importante è che ci abbia il disinfettante dentro, ma il disinfettante per sé non è forte, cioè la clorexidina non, è quasi insapore, è l'eccipiente che ci mettono dentro che pizzica, che è forte, che dà. Su base alcolica poi te lo sconsiglio, ok? Se poi uno fuma, usa tutti i Sì. giorni su base alcolica, è meglio di no. Anche perché vasodilata poi Può irritare parecchio, ok? irrita, sì. Irrita parecchio. Meglio andare. Alcuni pazienti usano l'acqua ossigenata, il più forte colluttore è l'acqua ossigenata, pura. L'acqua ossigenata noi la consigliamo quando uno ha ascessi, quando uno ha delle ferite che non guariscono, che okay, massimo 5 giorni però con l'acqua ossigenata. Quella ti sterilizza tutto. Dopo se la prendi per 7 giorni alteri addirittura il gusto, perché cambia, azzera tutta la flora batterica della bocca. È un potente disinfettante. Se noi siamo pieni di batteri in Beh, bocca, ma il certo. gusto che noi abbiamo, che proviamo, viene gran parte dalla flora batterica che abbiamo in Ma bocca. questo sempre nei pazienti, normalmente l'igiene orale va bene, ma nei pazienti soprattutto che si sono sottoposti a Chirurgia, protesizzazioni, no? A chirurgia chirurgia. protesica, Se sì. uno fa la protesi è meglio la clorexidina. Ok, facciamo un saluto. Altre domande? Un'altra domanda, E se ci poi, avete. un'altra scusa, e Sì. poi chiudo. Ma l'eccessiva sterilizzazione potrebbe ridurre le difese immunitarie a livello del cavo orale, visto che esistono anche dei germi saprofitici che normalmente esistono, insomma, nell'intestino, esistono nelle vie Problema non sono i batteri, il problema è batteriche. substrato. Sì, Ok. sì. Conviene, io quando vedo i cinesi, i giapponesi con le Sì. mascherine in giro, i batteri ci sono Certo. dappertutto. Il discorso è fare un'alimentazione corretta, essere in salute, essere sani. Forse più che altro problema per le polveri, dottor. Più che altro per Pensi che le non le mangi uguale? particolati. Ormai le stai mangiando uguale. Loro mi dicono le otturazioni, per esempio, al mercurio. Ma sai quanto mercurio c'è nel pesce? E mangiamo, altro che le otturazioni. Ok, no, nel tonno, sai quanto mercurio c'è nel tonno? No. Quindi la domanda è se può l'eccessivo uso di colluttori, per esempio, andare a alterare, a dare. Della saliva? No, non si altera. L'importante che è cosa? L'igiene meccanica unita a quella. Se io faccio solo colluttorio senza l'igiene meccanica non serve a Non nulla. serve O se a faccio solo l'igiene meccanica nulla. senza Chiudo il colluttorio colluttorio. non ho chiuso il cerchio.
non ho risolto nulla. Cioè, è importante capire che deve essere fatto tutto. Non deve essere, è come quando curiamo la bocca, lasciamo, che ne so, la parte di sotto con i cadaveri e sopra facciamo i denti. C'è il rischio che i cadaveri poi contagiano gli impianti sopra, certo. O ti curi tutto o è meglio non iniziare. Non fai la parodontite, per esempio, il curettage. Chi di voi ha mai fatto il curettage? C'è qualcuno che gli hanno proposto di raschiare, pulire le radici. Molti pazienti magari sul gruppo hanno fatto il curettage, ma non hanno fatto l'antibiotico, non hanno fatto l'analisi dei batteri, ha preso l'antibiotico specifico, non hanno magari mai usato il pulisci lingua. E poi va fatto ogni 3-4 mesi, magari lo fai una volta e basta, e non serviva a nulla, tanto valeva non farlo, perché è una cosa che va fatta tutti i giorni. Cioè, se io vado in palestra e faccio tutti gli strumenti sta settimana, un giorno, poi mi lamento, ma non mi sono usciti i muscoli. Ok, ci devi andare tutti i giorni, ci devi andare. E devi fare, poi magari mi lamento, faccio sempre bicipiti, non mi escono quelli delle gambe. Se voglio gambe, devo fare gambe. Se voglio poi dimagrire, non basta la palestra, devo anche Ridurre anche la quantità non di bere la birra cibo, la certo. sera, cioè, devi fare tutto, non basta solo andare in palestra e poi mangi la barretta energetica, in più pranzi e ti bevi la birra tutte le sere. Però in palestra ci vado, dottore, lo Guarda, spazzolino la l'ho barretta usato. energetica. Ho Come? mangiato la barretta energetica, quindi ci sono a posto. C'era mio nonno che lui si lamentava che mangiava le barrette e non dimagriva. Perché pranzava e poi mangiava anche la barretta. Pensava che era quella che lo faceva dimagrire. Io faccio un saluto allora a tutto il gruppo, chiudiamo una lezione che secondo me è stata importantissima, ovvero si possono rompere i denti definitivi, i provvisori, certo, si possono rompere tutti i denti. La soluzione per non rompere i denti? Evitate di Utilizzare nessuno, romperli. certo. Ok. Perché Ciao a mangiare? tutti, un Ciao, saluto a tutto il ciao, gruppo. ciao.